Questo programma è offerto da Unipolsai Assicurazioni, agente generale dottor Vincenzo Ferraro. Ci trovi a Piazza Rotonda 6, Palazzo Bertucci, alla Mezze Terme e a Chiaravalle Centrale, Corso Gregorio Stagliano, numero 395. Telefono 0968 44 8301 oppure 349 13 35 728. Teca SRL, caldaia Daikin, ibrida 33 kW, valida per l'accesso al superbonus del 110%, 5.200 euro. Caldaia Vaillant, Ecotech pure, 24 kW, 750 euro. Caldaia Vaillant, Ecotech Intro, 28 kW a 700 euro. Caldaia Vaillant, Ecotech Intro, 24 kW, 630 euro. Caldaia Sime, unica Revolution, 23 kW, perfetto per sostituire in canna fumaria comune, 1.220 euro. Caldaia Daikin, a condensazione, 33 kW, 1.245 euro. Teca SRL, ci trovi in via delle Terme 150, alla Mezza Terme e San Biase. Buongiorno a tutti, avete capito? Buongiorno. Mi hanno liberato uscendo, e mo tutti quanti gli scandali. Noi non la liberamo, perché... È giusto che... Ma come sia elegante stamattina, non sposa se vedi. Caro Donero. Che simpaticone. Non lo so che alla gente, non lo so che cosa ci dobbiamo fare. Mi viene una rabbia, però ci sono, hai ragione. E conta, dimmi. Ci sono. No, io... Che è successo? Una persona... Aspetta, Una persona mi chiama. Dimmi. Maestro Albino, mi fate un favore, anche due se possibile. Ha detto Maestro Albino. Gli ho detto a Tonino. Ah, cazzo, è invece vai su. No. Dimmi, che è successo? Dateci un notizie e meno pagliacciate. E meno pagliacciate. Ti ha detto in sta maniera pagliacciata. No, pagliacciato, ma meno queste cose, perché. E meno strumenti, che ti ha detto? Ne siamo stufi. Ne siamo? Stufi. La mia famiglia ha detto. Ah, gli ho detto io, scusate, ma avete un bello telecomando di mano, no? Che Cristiano. Un bello telecomando. Se non vi piace, fiate staccato. Noi facciamo che 20 minuti con me, con Tonino, per strappare un sorriso alla gente che ha bisogno. Le notizie, Tonino, le dà. Non è che non le dà Tonino con Giovanni, ci hai detto, le dà le notizie. Giovanni. E poi a dementere, a me che comincia a dare notizie. La colpa è di Giovanni in questa storia. Di Giovanni. Pensaci bene, riflettici. Perché non viene? No, a prescindere. Ecco. Quando si assetta, arriva a casa. Buongiorno, non so a che servo io, che ci sto a fare, che ci vengo a fare, comunque. Ecco, bravo Antonio. Questo vuol dire che ci venga a fare tutte voi invece non è vero niente, noi andiamo però cioè, devo dire con un 99% la gente si sciava, un 99% per l'1% c'è intanto. Così mo sa vedi. Scusa, c'è gente che cambia canale con programmi dove spendono centinaia di milioni perché non ci piace, non ho capito. E uno può cambiare canale in una trasmissione che camminiamo qua con robe di casa. Dove sono i soldi? Oh no, Mario. È bello. Non magari mi testimoni. E questi sono testimoni covari, Come? Testimoni covari sono Permetti. E covari. No, hai detto. Te la posso dire una cosa? Non è detto giusto. Tu che uno disgraziato che hai sa tutti, ci sono testimoni culari. Praticamente ci sono testimoni che ragionano con lo culo. Con lo culo. Questo significa. Solo che lui non lo vuole dire, perché è un ragazzo educato. Quindi dico testimoni culari. Mo c'è la mezzia, termina il cane volte. Sicuramente. Vabbè. A proposito, salutiamo i nostri gli amici della Mezzia Terminal che ci onorano spesso delle loro, diciamo, dei loro video, delle loro vignette, eccetera.
Approfittiamo anche per salutare stamattina la nostra Giovanna, che da tempo Giovanna, signora Giovanna, è la nostra. Ciao Giovanna, ciao Michele, salutiamo Michele. Anche i ragazzi. Ma la signora Giovanna, comunque Giovanna, Giova, che arriviamo, chiaramente salutiamo anche i nostri amici delle officine 109, no? Davvero, ad Antonio, Salvatore, tutti quanti, tutto lo staff, con i quali siamo stati molto bene. Quindi io non vedo l'ora di ritornare alle officine 109, perché abbiamo avuto una, voglio dire, ci hanno accolto con molta classe, sono stato a disposizione. Come? Sono stato a disposizione. Albeno, intanto salutiamo Alfredo Latelli, Pasqualino Romagnolo, bravo al maestro Albino, il suo Pasqualino. Oh, a chi sta trattato male, e io ti tratto sempre buono. Ha chiamato Paccaluzzo e ti chiama maestro. Buongiorno da Pandini. Ciao cognato mio. Ecco qua, non ho capito, stamattina c'ho una cartina geografica, ve la faccio vedere. Io, Tonio, se tu permetti che me la ti chiedo scusa, mi fai parlare? Sì. Io non so nulla, sì. L'ho trovata qua sulla scrivania, credo che sia un regalo ad Albino, sì. Perché impari definitivamente sti cazzi di regioni e soprattutto i paesi. Allora, è un grande amico che si vede tutti i giorni alla trasmissione. Dato che io parliamo dove si trova Milano, dove si trova Roma, e mi ha fatto questo, ed è Tonino Bruno, che lo saluta lui e la sua bella famiglia. Ah, come Tonino, chiama? Tonino Bruno. Ah, Tony, bravo, hai avuto una buona idea. Sarebbe, Tony, che tu lo conoscevi. È il fratello di Abonama e Franco Bruno, che era impiegato da Ma tu pensi che io non deve capire, che è un mio caro amico. Siamo stati colleghi a livello arbitrale con Franco. Franco, bravo. Ed è il fratello, Tonino. Tony, io ti voglio bene, grazie, mi hai fatto una bella sorpresa. Però, non è facile capire queste cose, diciamo. Io ho letto, Varcelle. Varcelle. La caccia è pure su Pesanti, Varcelle. Non lo so se è da provincia di Piemonte, in Piemonte, non lo so. Almeno. Non si dice provincia. No, Varcelle si trova in Piemonte. Ed è una delle province del Piemonte. E qual è il problema? No, pensavo che non avevo capito. Ma io me le passo a casa. Te lì? Passo. Si passa a tutti. Me le passo. È una forza. Mi momorizzo. Eh? Mi momorizzo. Se li momorigge e si momorigge. La posso dire una cosa. Faccio un quartierettino qua. Io ti do tempo fino al mese di agosto. D'agosto, sì. Va bene? A voglia che? Ci faccio, compro un quadretteno e gliela metto. Così mi resta nuova. Ma capite? È bella, guarda com'è bella, colore tutto. Fatta come i cristiani. Allora, bravo Tonino, bravo. Io ti do tempo, Albino, ti do tempo fino ad agosto. Ad agosto, va bene. Ad agosto ti interroghiamo, io e Giovanni. Va bene, va bene. Ti interroghiamo, vediamo se ti sei preparato, va bene? Ok. Ecco, mettila qua. Mettila qua, questa. Allora, Tonino, io vado quasi, Tonino, stamattina c'è cose proprio, c'è cose ne parlate voi con stamattina con abbiamo delle notizie importanti, sì. Da dare, vedate, da dare voi. Conto ai nostri telespettatori. Vede qua, io prima di incominciare, con Albino, prima di incominciare a scherzare con voi, eccetera, e vedete qua, un aforismo stamattina che si attaglia perfettamente ai nostri sindacati, ai nostri amministratori,
eccetera, eccetera, alle nostre associazioni di categoria. Come dice questo aforisma, Giovanni? Come dice questo aforisma, Luca? Come lo leggo? Sì. Non puoi insegnare a granchio e a camminare dietro. E camminare dritto. Dietro, come me. Cambiare dritto. Aspetta, non può insegnare a granchio a camminare dritto. È giusto, perché il granchio può camminare dritto. Oh, quindi camminare non là, puoi però. Insegnare al granchio a camminare dritto. Ca, non ci potevamo contare tutte queste cose all'amministratore, le cose. Si può sussurde. Sono sordi ai no, alle nostre sollecitazioni. E lui dice Aristofane. 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 Vede qua, io ieri ho pubblicato un post. Vediamo qua. Che riguarda questa vicenda delle cartelle pazze, chiamiamole così. Migliaia di cartelle relative alla Tari stanno inondando tutte le famiglie lametine. Un tsunami vero e proprio. Arrivano nel momento, oltretutto, meno favorevole, per tutta una serie di ragioni, non c'è una lira, la gente non fatica, ci sono difficoltà economiche dappertutto, in ogni famiglia. Bene, bene, mamma. E che il pagamento venga dilazionato non serve a una beneamata mazza, perché la gente, con tutte le problematiche che ha in casa, un po' pagare 100 là, 150 là e 80 là, perché stanno arrivando a ogni famiglia 4, 5, 6 cartelle. Mi capite? Io mi sto rivolgendo in questo momento, ve lo dico subito, i politici tacciono, i partiti tacciono, i sindacati tacciono, le associazioni di categoria tacciono, l'amministrazione è muta e sorda. Ho chiuso il posto, i cittadini sono un capitolo a parte, un balenonente, perché i cittadini un balenonente. Noi abbiamo avuto, e io la saluto, noi abbiamo avuto solo la cittadino, se non mi sbaglio, se l'articolo è qua, puoi vedere la pagina di Lamezia, per favore? Aspetta. No, era, ecco. Ecco qua, Lucia Cittadino, che sta, è intervenuta su questa vicenda, ha fatto benissimo. Intanto la banca dati, la banca dati del comunale non è aggiornata. Io leggo che c'è poco personale. Intanto ieri amici mi hanno detto: Tony, noi andiamo al comune per poter parlare direttamente, ed è, addirittura mi dicevano, è l'unico ufficio nel comune che non riceve. Adesso mi rivolgo agli amministratori, se è vero o non è vero. Pare che non ricevano. Eppure, aggiungevano, è l'unico ufficio al completo a livello di unità lavorative. Signori miei, vedi Paolo, alle poste, le poste hanno restituito 5.000 avvisi per irreperibilità.
moltiplicate 5.000 per 14. Perché dovete sapere che ogni cartella al comune, il comune deve corrispondere alle poste 14 euro per le notifiche che fanno, moltiplicate. Quindi praticamente sta regalando alla posta un comune questa somma, 5.000 moltiplicato 14 euro. Ci sta regalando, perché stanno tornando indietro e quindi ci sta regalando. Li deve pagare comunque, perché è come se fossero state notificate. Non lo dico io, lo dice la legge, la norma. E allora voglio dire al comune, caro Paolo, io capisco che il comune deve introitare, deve incassare, queste sono tasse dovute, ci mancherebbe altro. Qualcuno mi potrebbe anche puntare il dito, ma tu che cazzo vuoi, Tonè? Scusa, la gente diva giusto, per carità. Però non ci potete mandare tutta una vota, mo. Perché non è possibile per nessuno poter ottemperare. Nessuno ce la può fare. Uno non deca, vabbè, chi sta a delazione, chi sta a delazione, ma poi non li dobbiamo sommare a fine mese. 80, 80, 120, un su 100, 400, come cazzo vi voglio? La gente, soprattutto negli ultimi due anni, caro Paolo, caro Antonello, cara amministrazione, negli ultimi due anni la gente sta soffrendo le pene di Dio. C'è un sacco di gente con fatica. C'è un sacco di famiglie, migliaia di famiglie, monoreddito. È chiaro che la gente dà la priorità a cose più importanti rispetto alla tassa per i rifiuti. Se ieri dovevo un medico, mi faccio una visita specialistica e c'è da dare 180 euro, perché tanto ci pigliano, per una visita al cuore, cose, eccetera. Che cosa faccio io? Mi vai a fare la visita a Lucori, che è più importante, ci togli 180 euro all'umidico e l'assustare, l'assustare a spazzatura, l'acqua, limo, e l'assustare come? Dicendo, beh, io azzo il prossimo mese, vediamo, insomma. Signori miei, guardate che io, come mi pare, come dobbiamo fare, non ci agiamo più. Ed è vero, è vero. Io, ripeto, sono soldi che la gente vi deve, io vi debbo, però datemi la possibilità di poter pagare. Non che arriva la cartella dall'Agenzia delle Entrate, pare che ha paura, pare che ne terrorizza. Agenzia delle Entrate. E là ti mando, Antonio, davvero? Sì. Spagna, arriva da Agenzia delle Entrate per incutere timore. Che cazzo di timore agi? È vero, è vero. Ma chi li piate? Chi li piate? Non ci cioè, chi sta la storia? La Dio entra in un oltre, se stanno 90 giorni, casi no, pupù, papà, e che? E che? Perché poi la gente sta mentita in questa maniera. La gente vi risponde, ma che cazzo volete? Insomma, che poi pagano sempre sistematicamente i poveri sconsolati. Ve l'ho detto, alla Mesia abbiamo migliaia di famiglie monoreddito. Quando dico monoreddito, non dico che pieno 5, 6, 7 mila euro al mese. Pigliano 1.200, 1.900 mesi, pagare uretto, luce, acqua, spazzatura, cose, eccetera. Che cazzo ne mangiare queste cazzo? Tenere i figli alla scuola, che ne fare? Cioè, ma vi rendete conto? Piatevi una penna e non cogli le carte e facete queste conte. Lo dico agli amministratori, lo dico all'ufficio tributi. Cara dirigente, rilassati un poco,
rilassati con calma. E non sto aggiungendo che parecchie persone hanno già pagato e quindi rischiano di pagare due volte. Perché certo non trovano le bollette che ha pagato, cose che ha pagato. Chi se ne vuole? Un sacco di pagamenti prescritti. Sono già prescritti per legge. Cioè la gente non lo dovete mettere in affanno, in coso, parliamoci chiaro, non si li può più. Vabbè, allora, scusatemi, però ci tenevo a dirlo questo discorso. Ripeto, né i politici, né le associazioni di categoria, né i sindacati, né i consiglieri comunali, nessuno si è alzato a gridare e dire ma che cazzo state facendo? Ma la gente ha voluto ammazzare definitivamente, perché questo sta succedendo. E ripeto, i cittadini, non gliene fosse nulla, mangiano e bevono. Infatti sui social, chi lo cammenti pasta e pomodoro, chi si sono? I cittadini della Mezza Terme, chi si sono? Vanno avanti, non c'è tutto niente, vanno avanti per forza di niente, che cazzo mi devi tanto, un cambia niente. Cambia cazzo che serve un cambia niente. Cambia come, cambiera tutto, cambiera. Salutiamo, guardi, mi rivolgo a Padre Giuseppe, al nostro vescovo. Padre Giuseppe, metta lei una parola buona nei confronti degli amministratori riguardo a questa vicenda delle cartelle pazze, perché, ripeto, la gente sta letteralmente impazzendo. La gente, perché può la gente, una volta picci su persone oneste, no, non è che tu, no, bene o male, tirando un buttante, pagano pure cose, ma con calma. Se io a fine mese ho già 3-4 bollette che devo pagare, che me le hanno pianificate, no? E mi arrivano le 6 cartelle, come un altro mi pago. Le accodiamo, accodateli e vi pago, con calma. Ma li dovete accodare, non le potete sommare. Perché se no uno deve fare una scelta. Taglia, scianca, andate a fare in culo, andiamo in tribunale. Ma succede quello che succede? Non succede nulla. Attenzione che io non sto invitando le persone a non pagare. Ci mancherebbe. Io sto invitando il comune a fare le cose come si deve. Se io mi avete pianificato 2-3 i pagamenti, io un quarto, un quinto e un sesto, lo posso supportare a fine mese. Punto. Lo dice la logica, non lo dico io. Quindi Padre Giuseppe, se lei può, intervenga con il sindaco, con i dirigenti, non perché la gente, ma fare in modo di andare incontro alle persone. Allora, bravo, salutiamo o no Albino. Così. Vabbè. Ecco, avessi parole, cosa dà? A favore vostro, Gio Totonino, è il cittadino, non è che c'è a favore suo, a favore vostro andate. No, attenzione, che io prima di essere un operatore della televisione sono un cittadino, anche a me sono arrivati i bulletti. Sì, vabbè. Un dei che io parlavo, pure a me mi sono arrivati i bulletti. E come arriva? Eppure io sono in difficoltà, quindi parlo non per sentito dire, ma perché io mi sono sul tavolo, alla casa, e ho detto, beh, che faccio? Mi suicido subito o più tardi? No, devo fare una scelta. Allora dico al comune, mi avete pianificato i pagamenti? Bene, io già da questo mese devo incominciare. E finisco io da cosa? Da nanna. E allora accodiamoli. Cioè datemi la possibilità di poter pagare, perché se mi pigliate qua, e io sto parlando a titolo personale, io mi indistrauto, ci abbagli di sopra, non mi ha nessuna impressione la carta, se mi è arrivato un tribunale, o da un ministero, o da custora, non mi ha nessuna impressione, mi capite?
cara amministrazione e cari partiti, cari politici, su queste cose dovete intervenire. Va bene. Su queste cose dovete intervenire. Allora. Non sciacciare passerelle, barzellette e mi liri su bel giornale ogni giorno. Mi capite? Se vuoi mettere il proprietario, vai bene, fai bene. Salute ai sacerdoti. Salutiamo il nostro padre Giuseppe. Mi allaccio pure io a Tony. Non ti allacciare perché ci ne accordi luogo. A quello che ha detto, in questo messaggio che vi ha mandato, padre Giuseppe, vedete voi che i cittadini vogliono bene, veramente, vedete voi. Andiamo ai santi di oggi. Beato Angelico. Chi sei famoso? Beato Angelico è famoso. Beato Angelico. Perché te hai visto già in difficoltà. Però c'è pure Angelica. Angelica. Hai visto noi di Rex? Di? Luca Rex. Che c'era uno che aveva ammazzato la mamma, però non sempre può ammazzare la guagione, si chiamava Angelica. E lo chiamava Angelica, brutalmente. Donne, ti arrabbiato, ma c'è come ti faccio ora, non so se giro, no? Bravo, Donne. Beato Angelico e Beata Angelica pure, ce ne sono tutti e due. Poi Santo Gentrude, Santo Gentrude come il sole. Poi Santo Costanza di Varcelli, che si trova in Piemonte. Ecco, allora, si trova in Piemonte, è chiaro. Allora, Felice Ventura, ciao Felice, ciao Pasquale De Sando. Ragazzi, buongiorno, dice Felice. Oggi un plauso è obbligo, farla ad Albino per la sua eleganza. Ma che cazzo è? Un saluto poi e il duopo al direttore, al prodigo e infaticabile editore. E dal vostro videomaker. Ti sei dimenticato anche del regista. Del regista Domenico. Perché il videomaker è Mario. È Mario. Domenico e Mario fanno lavori più difficili. Noi parliamo, sì, però là, non c'è dubbio. Bisogna stare attenta. Adesso Albino, con la sua maestria, vi citerà i numeri del Superenalotto, che è salito a 157 milioni di euro. E io lo volevo fare, vedete che la verità, onestamente. Vorrei fare, ai 5 vanno 40 mila euro, quasi 41 mila euro. Che mi dai 150 mila euro? Perché io che cazzo mi deve dare 40 mila che ce l'hai dare al comune con questi tassi, Luca? Appena mi dicono non ce l'hai mandato. Non si agire, te. Questa è la mano destra mia. Te lo posso giurare su questo. Se agisse sopra la lotta 157 milioni, 30 milioni di euro ti darei. E ti servirebbe la vita. 30 milioni, che mi dia, di stare in 125, 26. Ha ragione, dammi di tanto davvero. Ha ragione Albino. Un dorme. Invece ti caccio 30.000, poi ci ti dura 30 giovanni e su 60, 30 pure a Domenico, no? Amico tu d'infanzia. Quanto? 35. Vedi che cornuto che è, 30, 90. Per i nipotini, no? Ah sì, vabbè, non abbiamo nipotini, ci vuole fortuna da vita, no? Vabbè, siamo a 95. 95 ci restano ancora a bellezza. I 60 milioni di euro. La voglia. Poi a Mario. A Mario ci dono due parti, dici tu. No, ci dono pure in aria. Non ci dono a Giovanni, meglio non ci dono direttamente. Per i figli ci dono. Perché facciamo questi sacrifici? Per i figli. I nostri poverini che bua, non c'era niente una volta, che ti dava? Ti potevano dare solo a mangiare, a bere, ma ti allevavano, Tony. Ma ti vestivano. Questo è. Non è che erano ricchi. E andiamo ai numeri di stamattina. Comincio, prendete carta e penna. 36, 48,
67, 77, 85, 87, che è il numero, numero giorno 38, supero il numero star, superstar, 74, va bene, hai già detto, hai 5, vanno quasi 41.000 euro, va bene, auguri, ti ha fatto 5, io vi auguro ancora, se non lo so, che c'è più situazione su Panalotto, a me non mi contano giusta. Perché? Perché voglio fare nessuno. Non ti preoccupare che c'è lo Stato che ci può e vale. Biscazziere com'è. Vediamo se posso andare prima di chiamare il mio editore. Dal 2012 la Teca SRL è presente anche a Cosenza ed ora la trovate nella nuova sede di Rende in via Alfieri. Guglielmo Store, la Mesa Terme. Da noi puoi trovare caffè in capsule e cialde, caffè in grani, caramelle, liquori, vendita di macchine da caffè e incomodato d'uso gratuito. Inoltre gadget Guglielmo e confezioni regalo per tutte le tue occasioni. Guglielmo Store, la Mesa Terme. Ci trovi in pieno centro, su Corso Nomistrano, di fronte alla Madonnina, in uno spazio accogliente dove puoi immergerti nel gusto del caffè che fa centro. Vabbè. Allora, lo chiamo Tonino, lo sì, chiamo, mi alzo sì, e noi ci vediamo dopo, come ci vediamo dopo, va bene? Prego, va signor De Grazia. Io davvero, come riesco quello, toma amore, te. Attento. Ecco, vai. Allora, buongiorno Tonino. Ciao. Ma tutto, questo è un pazzo. Chi è? Ma che aiuto a fare America, guarda. Allora, buongiorno a tutti. Oggi 18 febbraio 2022, caro Tonino. Dammi gli occhiali. Vedi, vedi come si tratta. Grazie, quello che ti cavo. Style, va bene, allora Tonino. Va bene. Da che cosa partiamo? Ieri ho fatto di cronaca importante nella mezza successo. Da che cosa partiamo? Partiamo intanto. È in prima pagina la notizia. Parliamo di intitolato così l'articolo della Gazzetta del Sud, dalla Mesa ai paradisi fiscali, quattro arresti. Si tratta di un imprenditore importante della nostra città, sì, con parecchi dipendenti, un'azienda leader nel settore a livello europeo. Cosa è successo, Tonino? Anche se la gente sa, però diciamo diamo. Giova, ci sono accuse abbastanza pesanti. Intanto dobbiamo dire che sia Claudio Marpaia che la moglie e due professionisti sono ai domiciliari. Pare che le accuse siano di riciclaggio dei proventi dell'evasione fiscale. Quindi avrebbero costituito società di comodo in Svizzera, dove avrebbero destinato parte dei proventi dell'evasione fiscale per poi procedere al loro reimpiego nel mercato legale attraverso operazioni nel settore immobiliare, edile, turistico e del noleggio di natanti. Stiamo parlando delle accuse, siamo ancora, le indagini sono ancora in corso, quindi calma e gesso. Mi rivolgo a tutti coloro i quali già sui social, subito dopo data la notizia, quando sono usciti i nomi, c'erano già i processi in piazza. Sì, si lasciano andare a cattiverie per strappare un mi piace, no, soprattutto hanno incominciato a ambiscare tutto, no, e del T-Socer, ricordate la famosa indagine denominata, questa inchiesta per il calcio, del T-Socer sul calcio scommesse, e allora subito, mentre tutti i cavolo ammazza,
No, quindi per andare... Tutti diventano giudici, tutti diventano magistrati. Esatto. Noi, come sempre, tanto per non venire meno al nostro garantismo... L'avete visto ieri con Giampaolo Bevilacqua e con altri. No, sì, al nostro garantismo noi aspettiamo le risultanze definitive delle indagini, perché ha fatto bene ad accennarlo adesso Giovanni. Avete visto che dopo nove anni, lunghi anni, che non tengono conto delle sofferenze delle persone, delle famiglie, eccetera, è stato assolto definitivamente Giampaolo Bevilacqua da accuse gravissime. Stiamo parlando di associazione mafiosa ed estorsione. Ancora peggiore di queste. Ma dico... Ecco, allora noi... Logicamente adesso ci sarà l'indagine continua, tutto quanto quello che stanno facendo i magistrati, e poi vedremo come andrà a finire questa situazione. Noi non diamo né innocenza né colpevolezza. Giovanni, ma da posso dire perché una cosa? Perché non siamo in grado. Non è che la stima, ti chiedo scusa, noi siamo un'emittente a livello locale, provinciale, cosa. Alla mezza ci conosciamo tutti. E io... Claudio Arpai è una persona che stimo. Esatto. Un sogno, una persona che... È una persona che stimo. Adesso si trova implicata in una vicenda piuttosto complessa, importante, e allora io mi auguro che lui possa dimostrare... La propria innocenza. Ancora una volta la sua innocenza, nel senso che dice, ma guardate che tutto quello che... ho fatto eccetera, l'ho fatto con rispettando, no? La legge eccetera eccetera. Quindi questo volevamo dire, questo diciamo, perché noi siamo fatti così, noi, hai capito? Noi non godiamo, c'è gente che gode nel vedere gli altri che sono invischiate in problematiche piuttosto complesse. Noi invece un godemo, a noi dispiace invece, perché ricordatevi una cosa, tutti quanti noi ci possiamo trovare in difficoltà, a tutti quanti noi può succedere qualcosa. Allora, cambiamo argomento, caro Tonino. C'è anche, bisogna parlare, caro Giovanni, di una vicenda che vede, se tu vai alla pagina... No, qual è? Ah, no. No, se vai alla pagina locale, ieri l'abbiamo ovviamente accennata, ne abbiamo parlato, della... di quella retata che hanno fatto... Eravamo sul pezzo, mi hai fatto girare pagina, sì, eravamo sul pezzo... Che riguarda il fiume di droga... Infatti io stavo andando là, tu mi hai fatto girare il giornale... Il fiume, questa è una cosa preoccupante... Perché questo riguarda un po' tutti, riguarda i nostri figli, riguarda un po' tutti, insomma, questa i vostri figli. Questa è una figli, cosa preoccupante. Perché, diciamo, la droga è una cosa allora, importante. C'è stata questa operazione importante. Lo spaccio aveva come base logistica Piazza Mercato Vecchio. Esatto. Quante volte abbiamo detto no... quando ho camminato, ho passeato, ma che c'è lui? Mi sa come la droga com'è, Adesso è ufficiale. Ci sono stati 7 arresti, 15 obblighi di dimora. 99 indagati. 99 indagati, i nominativi sono riportati anche. Esatto. E devo dire una cosa, sinceramente, Giovanni. Devo dire sinceramente una cosa, devi andare alla pagina della Calabria, secondo me... Perché c'ero prima. Se no non si spiega. Aspetta. Vede qua, se no non perché, si spiega. Tony, se tu mi giri tutto il giornale, io non ci capisco più niente, perché me l'hai toccato sul pezzo proprio, me l'hai spostato e non lo trovo più. Adesso andiamo qua, sport. Questo è tutto sport. Sì, però Tony, se capito, tu... Ecco qua, 2 pagine... No. Vediamo qua se c'è, perché c'era un richiamo con tutti i nominativi. Guardate, io
Per carità, non lo trovo. Per carità, non voglio adesso mettere, vabbè, ci sono i nominativi, io cerco di trovare. Mettere in discussione. Mettere in discussione il lavoro dei colleghi. Ognuno faccia come crede, ognuno pubblichi quello che vuole, però non sta bene leggere tutti i nominativi che sono indagati, attenzione, ecco. Indagati, e qua dice Tremala la metti a bene. Sì, è molto suggestiva la cosa, ci mancherebbe altro. Attenzione che quando facciamo questo ragionamento non è che stiamo minimizzando il fenomeno. Perché è un fatto grave, questo è un fatto grave. Fiumi di droga c'erano veramente alla Medici, ci fu sempre stato, non solo, ma da intercettazioni, mi pare di aver letto sui social, si parla anche di armi, armi pesanti, Kalashnikov, pistole 6.35, 38, cioè un arsenale. Quindi stiamo parlando di una banda che va presa sul serio, quindi una consorteria criminale che va presa sul serio. Non è che si può scherzare. Ai genitori, cari genitori, io ho capito che molti, molti ragazzi, quando un padre e la mamma ci dice dove stai yendo, a te che ti devoci, a te che ti devoci, manco. Ecco, ci sono anche queste cose nelle famiglie. Dipende come vengono educati. Beh, certo, però Giova, ci sono giovani che si rivolgono, sì, in maniera molto, diciamo, brutta, violenta nei confronti dei genitori, però attenzione. Cercate di controllare i vostri figli. Io, noi ne abbiamo parlato spesso di questa situazione, perché qua è un fatto molto importante, diciamo, no? Nel senso che se voi vedete vostro figlio, quando si ritira a casa e lo vedete con l'occhio lucido, che si ricoglie tutti i mattini alle 4:30, o non rientra per niente. Che non si regge sulle gambe. Che non si regge sulle gambe, voi dovete rimproverarlo. Ci fu, io lo ripeto sempre, una famosa frase che lo disse il prefetto De Pucci, che poi fu tolto da Perugia come prefetto, te lo ricordo, disse: se voi non vi accorgete di un figlio che non fa la solita vita normale, oppure fate finta di sorpassare, voi siete dei genitori falliti. Non c'è dubbio. Questa frase, che ne parlò tutta Italia, non so se ve lo ricordate, ha avuto attacchi a più non posso. Guarda, io se mi dai il telefono, se mi passate il telefono, dove ce l'ho, io chiamo direttamente a proprio la persona che disse questa frase. E ne possiamo parlare di questa situazione, Tony, al prefetto. Io lo voglio chiamare se mi risponde, perché è un argomento che io ho sempre affrontato con lui, Tonino. Ho sempre affrontato e ne voglio parlare, perché fece parlare tutta Italia, ne fu tolto per questa frase che offendeva. Perciò io, se tu siete dei genitori falliti. Se tu mi permetti, Tonino, io ne voglio parlare con lui, perché è l'argomento che riguarda proprio. Vabbè, glielo ricordiamo, parlare, esatto. Purtroppo è riduttivo, perché non abbiamo la possibilità di tenerlo al telefono, ecco, per vediamo se ci risponde, perché non sappiamo se ci risponde. Ecco, mettiamo, prima glielo dico, perché per certo. Questione di correttezza. Eccellenza Giovanni De Grazia, prefetto. Buongiorno. Un momento, noi Salute siamo in diretta, però prima di passarla in diretta, perché c'è un argomento sulla mezza, su quanto riguarda la droga. Sulla droga c'è stato, diciamo, un articolo stante sulla Gazzetta, droga è movita, trema alla Mezza Terme. Ci sono stati parecchi. Esatto, noi la passiamo in diretta, perché lei fu protagonista a Perugia quando disse, noi lo ribadiamo sempre, quando un genitore non si accorge di un figlio vuol dire che un genitore è fallito. Noi questa frase, insomma, la diciamo sempre, perché lei ha detto una cosa positiva, no? Nel senso, un genitore se non si accorge che il figlio... Ha detto una grande verità. Una grande verità, avete detto voi, no?
Un momento, eccellenza. Un momento che la passiamo in diretta, che sono con Tonina Matruda. Possiamo un secondo, glielo possiamo rubare un minuto? Grazie, ecco, passiamo in diretta, ci ha autorizzato. Sì. Prefetto, buongiorno. Giovanni De Grazia e Tonina Matruda con la rassegna stampa. Buongiorno a voi, buon lavoro. Buongiorno, buongiorno eccellenza. Allora, eccellenza, Tonino, vai. Niente, noi giustamente, dato che stiamo facendo anche un appello ai genitori a che insomma si impegnino un po' di più con i figli, siano vicino ai figli, perché ci sono addirittura qua sul giornale 99 persone indagate. Parliamo di ragazzi poi. Ecco, io ovviamente non accetto che si facciano i nomi quando si è indagati, io la vedo così e purtroppo appartengo a un'altra generazione. Però ci ricordiamo sempre di questa sua famosa frase. Che gli costò il posto di prefetto a Perugia, le parlò tutta Italia, questo suo. Lei è stato attaccato a destra e a manca e ha detto una grandissima verità. Eccellenza. Guardi, sì, era a giugno 2014, ero prefetto di Perugia, c'era un problema gravissimo di diffusione e spaccio di stupefacenti. Le forze dell'ordine lavoravano incessantemente con arresti, con denunce, però il fenomeno era molto diffuso, soprattutto tra le fasce giovanili. Dissi quella frase per certi versi infelice, perché ovviamente non volevo parlare di non pensavo al suicidio, è un'espressione napoletana per dire quando c'è un caso del genere vuol dire che c'è qualcosa che non ha funzionato. Infatti in quelle occasioni parlai di gioco di squadra, scuole, famiglie, parrocchie, volontariato. Fu estrapolata una frase da un contesto, io parlai per oltre 50 minuti, cioè il dischetto integrale di quell'incontro, a cui erano presenti questore, comandante dei carabinieri, della finanza, della forestale, il procuratore della Repubblica, quindi anche magistrati. Io volevo scuotere un ambiente perché mi ero accorto che c'erano delle cose che non funzionavano, cioè meglio, si rimetteva tutte le forze di polizia, come se il fenomeno droga, il consumo, lo spaccio, vabbè, è un problema di polizia, ma il consumo è un problema di così sociale e che va affrontato con un approccio così multistituzionale e appunto come dicevo prima, famiglie, scuola, parrocchie, volontariato e istituzioni. Quindi quando c'è un caso in famiglia vuol dire che qualcosa non ha funzionato, soprattutto quando la famiglia così ne viene così improvvisamente a conoscenza. Beh, io penso, guardi, pure io ho una certa età, ho 70 anni e ricordo quando ero piccolo, non avevamo il problema della droga nel paese di contadini dove io vivevo, ma mio padre ogni sera odorava l'alze per vedere se avevo fumato, ma fumato le sigarette, non la droga. Ecco, io dico alle famiglie, i figli vanno curati, vanno seguiti, vanno pure controllati per certi versi, ecco, altrimenti poi improvvisamente ci si trova davanti a una tragedia. Come se il caso anche qualche sberla, eccellenza. Io ricordo, mi faccia concludere, che a Perugia volevamo fare molto di più, ma trovai resistenza nel mondo scolastico perché non ci consentirono di entrare nelle scuole con i cani antidroga, ricordo, perciò io poi persi la pazienza perché non vedevo l'aiuto dal mondo della scuola e dal mondo delle famiglie, era solo un problema di polizia. Non ci consentirono di entrare con i cani perché c'è poi l'immagine dell'istituto e quant'altro. Ai colloqui in prefettura, voi sapete c'è il nucleo operativo tossicodipendente che fa così il colloquio ai ragazzi che vengono trovati così con spinelli ed altro. Ecco, le mamme solitamente accompagnavano i minori, io ho assistito a tanti colloqui. Nessuna mamma faceva un po' di autocritica, cioè era sempre colpa dell'altro, dell'amico e quant'altro. Però questa cosa ovviamente non mi piacque, la modalità, ecco, l'approccio. Dice, poi è un problema di polizia, il consumo e ve lo dovete girare. Però eccellenza, le chiedo scusa. La responsabilizzazione delle famiglie. Le famiglie devono essere in campo, devono essere i primi a
così a stare attento, a guardare negli occhi ai propri figli, perché un figlio che fa uso, secondo me e secondo tanti altri, anche gli esperti, è riconoscibile, perché lo vedi così con gli occhi smunti, pigro, indolente, ha poco voglia di studiare, di impegnarsi. Quindi quello che dicevo appunto prima io. Però eccellenza, quella sua famosa frase che noi condividiamo io e Tonino, non c'è dubbio, gli costò il posto di prefetto. Fu anche la politica che lo fece spodestare dal suo posto, che faceva molto bene come prefetto, secondo lei? Guardi, di quello che avvenne Alfano, Renzi dovrebbe fregar di meno. La politica passa, i politici passano, le istituzioni restano. Ebbi tanta solidarietà, molto più solidarietà che censure, per la verità. La politica ovviamente cerca consenso, voto, il politicamente corretto, e quindi lo spiego pure, la politica politicante, perché ovviamente non è che mi fu consentito di spiegare come sto spiegando. Ebbi una telefonata, Renzi disse parole ingiuste, mi chiamò pure Alfano, mi ricordo, un altro bel soggetto, Alfano, è bene che poi spostato, non si parla di, cioè non fu rimozione, perché non ho mai un provvedimento di rimozione, fu spostato al ministero. Sulla carriera e su quanti guardi gli aspetti economici, vi posso assicurare che non mi è successo proprio niente praticamente. Eccellenza, voglio cambiare un po' argomento, adesso ne approfitto, perché qua si parla ancora del campo rom, di Lamezia Terme e Scordovillo. Lei è stato siamo entrati insieme, se ben ricordo, con le telecamere. Lei fu il primo prefetto che entrò da solo nel campo Scordovillo e dove affrontò faccia a faccia i rom. Perché c'era il problema pure dell'incendio delle gomme, la diossina, che esiste tuttora. Sulla città, mi ricordo, in varie occasioni. Lei aveva iniziato un buon lavoro, diciamo, perché poi ha creato un rapporto diretto con i rom, no? Diciamo che poi sono cittadini. L'ho incontrato tante volte, sia a Scordovillo. Se andate su YouTube, ci sono ancora gli incontri con i rom. Sì, sì. All'epoca io ero prefetto di Catanzaro, e su YouTube ci sono ancora questi incontri. I confronti a volte anche accesi. C'era, mi ricordo, il questore Marino, sì, al tavolo con me all'epoca. E il colonnello dei carabinieri Salvatore Sgroi, se vi ricordate. Sì, mi ricordo benissimo, perché io la seguivo continuamente, non solo io, anche gli altri giornalisti, perché lei... Ricordo che seguivate con molta attenzione, perché noi pensavamo di spalmarli sulla città. Esatto. Però poi, ecco, c'era il buon Gianni Speranza, certamente la politica non riuscì, perché poi ci fu una sorta di... la città non è che recepiva così gradevolmente e piacevolmente questo spalmare dei rom sulla città, perché quello era l'intendimento, cercare di disseminarli, perché se tu li metti in una sorta di recinto, e tu crei un luogo di emarginazione. Scordovillo, come la Ciambra, dove sono stato commissario a Gioia Tauro, un altro luogo bruttissimo, come i campi, due campi che ci sono a Rosarno, dove pure sono stato commissario, e l'Aranceto, il Corvo di Catanzaro. Ecco, eccellenza. Far sì che stiano tutti insieme è estremamente negativo. Sono portati poi magari a delinquere, a fare così comunella per certi versi. Eccellenza, lei, eccellenza, lei aveva iniziato un buon lavoro, non solo alla Mesa, l'abbiamo detto, l'ha ribadito lei in tutta la regione, ovunque è andato si è distinto sulle operatività che lei ha messo sempre in atto. Però da quando è andato via lei, anche prima, non è cambiato niente. La domanda è questa: secondo lei un futuro potrà cambiare questa situazione? Giusto per sapere la sua impressione. Parliamoci chiaro, perché pure alla Messia, tolto Speranza, di cui ho una grandissima considerazione e che stimo, una persona onesta intellettualmente, rigorosa moralmente, ma non è che avesse il sostegno. Quando i rom è un problema di carattere soprattutto sociale, rom, sint e quant'altro,
la politica dice delle cose ma poi non dà seguito, ecco, è sempre politicamente corretto, dobbiamo fare di qua, dobbiamo fare di là, stare vicino, ma in sostanza il campo a San Ferdinando, quello tragico dove sono morte le persone, certo, sta ancora lì, come c'è la Ciambra, come c'è il Corbo e l'Aranceto, come c'è il Scordovillo. Insomma, come la politica poi, la politica insomma... La politica ha paura di affrontarli veramente, ecco, fa molte chiacchiere, ma in realtà sostanza molto fumo, poco... Lei, pronto, il paura del consenso, il problema è il consenso, certo. Quando si toccano i Rom si perde consenso. Se tu ci e questo Donino l'ha sempre detto. Che Eccellenza! Mi sente? Prego. Eccellenza, allora so che le hanno offerto di la candidatura a sindaco a Pizzo. O mi sbaglio? Guardi, l'avevano offerto per la verità pure a Limbati e a Gioia Tauro. Lei fa bene il commissario in questo caso. Non può scendere, diciamo, nel lagone per certi versi, perché per il prefetto l'unica bandiera è quella italiana, bianca, rossa e verde, non quella partitica. Certo, se la città, che devo dire, le sue varie espressioni me lo chiedesse, ci penserei, però dovrebbe essere, che, come dire, prefetto, rimanga altri 2-3 anni perché c'è un processo di risanamento in corso che bisogna continuare, perché c'è un alto tasso di evasione che porta al dissesto. Siamo in dissesto e sciolto per ingerenza. Ecco, se è solo così una guida istituzionale va bene, ma non affronterò mai una campagna elettorale perché vado contro natura, contro quelli che sono i miei valori. Io penso sempre che un commissariamento è una sconfitta per la città. I cittadini devono scegliere nella cabina, perché non hanno la pistola puntata alla testa, devono saper scegliere oculatamente le persone più così integerrimi, irreprensibili, che hanno valori per far guidare la loro comunità. Ecco, nella cabina ci può essere la svolta, la discontinuità e anche il futuro di una comunità. Eccellenza, l'ultima cosa le voglio dire, lei sta facendo molto bene, sta facendo, diciamo, questo recupero di evasori che ci sono su Pizzi in questo caso. Lei ha avuto molti consensi e non consensi per questo fatto di recuperare i debiti che hanno molti cittadini di Pizzo, in una percentuale molto alta. Ha accumulato 18 milioni di euro di debiti che bisognerà pagare. E quando poi metà popolazione non paga, io non so, non ricordo la media, ma quando metà popolazione non paga è inevitabile il dissesto e il fallimento del comune. Certo, ci sono i poveri che vanno aiutati, l'area del disagio, del bisogno, bisogna avere sensibilità, tolleranza, comprensione, magari con le rateizzazioni, venire incontro, ma ci sono pure una fascia di furbi, persone che stanno benissimo e che evadono perché ecco, non hanno chiaro il concetto di legalità e illegalità, di normalità e di indecenza. I servizi ce l'hanno, magari hanno l'acqua a casa, i rifiuti vengono tolti, però poi non adempiono ai relativi obblighi tributari. Eccellenza, lei è stato molto chiaro, noi la ringraziamo per questo intervento, mi prometto di venire a trovare come... Quando vuole. La salutiamo. Grazie. Buon lavoro, eccellenza. Buon lavoro, eccellenza. Ecco, è stato gentilissimo sua eccellenza il prefetto Repucci, che ha in linea con il suo, con la sua con la persona, è stato sempre così. Abbiamo affrontato questo fatto della droga importantissimo che riguarda, che si collegava bene all'epoca al fatto di Perugia, per questo mi sono permesso di parlare diretto interessato. No, che è stata una buona idea. Ne parlò tutte tale. E poi abbiamo approfondito sui Rom, che lui fu uno dei primi, se non il primo prefetto che andò personalmente col sottoscritto, perché c'eravamo noi, con lui con la telecamera, a parlare con i Rom e affrontarli faccia a faccia. Benissimo. Adesso, dato che stamattina abbiamo anche debordato, è vero? Però è un argomento che non si assolutamente. Passiamo la palla al nostro centravanti di sfondamento, Albino Ambrosio. Quello che con una gamba palleggia. Di sforzamento. Vieni Albino, vieni. Buongiorno, ci vediamo domani, grazie a tutti. Vai Albinuccio. Ma domani che è sabato. Domani è sabato. Ho perso la cognizione del tempo. Abbiamo perso tutto. Vai Albinuccio. La cognizione del tempo l'abbiamo persa tutti.
Grazie. Vai al vero. La condizione. E vado, vado. Domenico bello, va, centrami bene, ti raccomando. Ti raccomando, centrami bene, Lupino, che mi spugno. Ciao Mario. Ecco qua. Vediamo giù. Ecco. Che ce ne facciamo stamattina? Avanti a casa mia c'è una figliola, dicendo che si vuole maritare. La gente va dicendo che non è buona, ma io la piglio che c'ha di denari. E mo che faccio, mi spinno e mi ammazzo, mi spinno lo mostaccio, mi metto dopo se niente mi faccio. Dai, a noi e tu non c'è niente, chiamatemi a comare, morire mi fa. E mo che faccio, mi spinno e mi ammazzo, mi spinno come stazzo, mi metto dopo, se niente mi faccio. Dai, a noi e tu non c'è niente, chiamatemi a comare, morire mi fa. Io tengo 12 vestiti, 4 di carta e 8 di cartone. Poi viene la domenica e mi alimento e mazzi mi copri mostrazione. E mo che faccio, mi spinno e mi ammazzo, mi spinno lo mostaccio, mi metto da loco se niente mi faccio. Dai, a lui e tu non tieni niente, chiamatemi a comare, morire mi fa. E mo che faccio, mi spinno e mi ammazzo, mi spinno un mostaccio, mi metto da loco se niente mi faccio. Dai, a lui e tu non tieni niente, chiamatemi a comare, morire mi fa. Io non tieni niente per mangiare, signore mio, come fare? Mi sposo io, mi sposo per denare, è meglio un momento a cantare. E mo che faccio, mi spinno e mi ammazzo, mi spinno lo mostaccio, mi metto un talopo, se niente mi faccio. Stai a lui e tu non tieni niente, chiamatemi a comare, morire mi fa. E mo che faccio, mi spinno e mi ammazzo, mi spinno lo mostaccio, mi metto un talopo, se niente mi faccio. Dai, a lui e tu non tieni niente, chiamatemi a comare, morire mi fa. Bravo Dalbino! Ok, grazie. Abbiamo fatto questa canzoncina dell'amice del villaggio. Mencale Curcio e a Fortuna Curcio le saluto, i due fratelli. Allora, salutiamo il nostro amico Felice, che ce l'ha il giornale tutti i giorni, a lui, sua moglie, i suoi figli e due bellissime due nipotine. L'edicola vicino all'ospedale. Io parlo sempre di Felice, è l'edicola vicino proprio al porto dell'ospedale, all'entrata dell'ospedale. Beh, vi raccomando, se vi serve qualcosa andate, va bene? Che lui è veramente una persona tova e lo salutiamo di noi. Ciao Felice, ti voglio bene. Poi salutiamo la bellissima Sveva, il bellissimo Gioer, che è fratellino. Poi nonne, papà e mamma, e poi i miei nipoti Pietro e Andrea, e il piccolo Gabriele, il nipotino del mio amico Gino Di Spena, va bene? Poi il figlio di Giovanni, il nipote di Giovanni, e poi Chicchio, il nipote di Giovanni, il nipote, senza vedere i nomi. Poi il figlio di nostro Francesco Mendicino. Salutiamo a Mattia e a Pietro, va bene, ci vogliamo bene. E io cosa vi devo dire? Io vi saluto, se Dio vuole ci vediamo domani mattina, nello solito orario. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Ciao.
a tutti. Salutiamo il nostro amico Pasquale, Pasquale che ci segue tutti i giorni, puntuale alle 14, proprio davanti alla TV. Bravo ogni Pasquale, giorno. Ti vogliamo bene, ti raccomando, continuaci a vedere, va bene? Ciao Pasquale. Salutiamo a te e alla tua famiglia. Ciao. Brava ad Albino. Ciao. Grazie, 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 a domenica.